Buonasera, ci siamo? Stasera avremo Carlo con noi, eccolo qua. Ciao Andrea. Ciao Carlo, ti senti bene? Benissimo. Tutto bene, ok. Allora, buonasera a tutti. Questa sera abbiamo un graditissimo ospite, Carlo Bonomi, che dovresti abbassare il volume di... o c'hai il telefonino, il... sento un eco. Così? Ecco, va molto meglio, va molto meglio. Mi senti bene? Perfetto. Tu? Ok. Allora, adesso non c'è più il ritorno dell'audio. Carlo Bonomi è presidente di Asso Lombarda, poi è presidente di un'azienda che lavora nel biomedicale, se ricordo bene, quindi poi ci racconterai tu cosa fate, e sei anche il futuro presidente di Confindustria, quindi presidente designato, per usare i termini giusti, quindi verrai a letto fra 20 maggio. Decine di giorni. Ok, 20 maggio. E allora con te Carlo volevo fare un po' di ragionamenti, ma la mia prima domanda è sempre di scoprire un po' la persona prima di vedere i ruoli, no? E quindi Carlo, tu come stai vivendo questo momento? Cosa fai al mattino quando ti alzi? Vai a lavorare? Stai in casa? Com'è la tua giornata in questo momento di coronavirus? È una giornata molto particolare, buonasera a tutti. Vivo praticamente da 2 mesi agli arresti domiciliari, come la maggior parte degli italiani, ed è una giornata particolare perché ovviamente con lo smart working, con le connessioni, ormai dalle 7 del mattino a mezzanotte siamo perennemente collegati, sabati e domeniche comprese. Ogni tanto svolgo la funzione di casco blu dell'ONU per fare operazioni di peacekeeping tra i fili nella gestione della PlayStation. Ho riscoperto che passare tanto in tempo con la mia compagna è bellissimo, ma lo dico perché sennò quei domiciliari diventano poi il 41 bis carcere duro e... in camera da letto chiuso sì. ed è un momento però molto particolare, perché nella mia vita mai avrei pensato di dover vivere un momento come questo. Adesso, al di là delle battute e degli scherzi, un momento molto complicato, umanamente molto complicato, perché poi sei lontano dai tuoi affetti, lontano dai genitori, che anche loro sono chiusi in casa, e quindi è particolarmente dura dal punto di vista... Dove sono i tuoi genitori? Io mi è rimasta solo la mamma, che è del 41, e quindi è difficile per lei, perché è sola. E penso, come lei, tante persone anziane sono sole, no? E la difficoltà di andare a fare la spesa, e quindi la vado a fare io, gliela porto, gliela lascio fuori nel pianerottolo, poi vado via, come stanno facendo tanti italiani. Ed è una situazione emotivamente difficile, non te lo nascondo. Eh beh, certo, poi ne parleremo. Prendere la responsabilità che andrai a prendere in questo momento non è proprio il miglior ingresso. Però è un'altra cosa che mi incuriosisce un po', è anche il capire, tu prima hai detto dello smart working, che si lavora dal mattino presto e si sta collegati fino a sera, ma allora abbiamo risparmiato tanto tempo ma lavoriamo di più? Cosa ci porta questo smart working? Perché lavoriamo di più? Perché veramente lavoriamo di più, o perché non siamo ancora capaci di organizzarci, non siamo, oppure tutti ci rompono le scatole? Come funziona? No, tu hai ragione Andrea, cioè noi non eravamo abituati a un uso così intenso delle connessioni. Era già un dibattito che c'era comunque nelle imprese, era già iniziato. Questa pandemia, questo momento tragico, ci porta a riflettere su come sarà l'organizzazione del lavoro del futuro. E le connessioni sono una parte importante di questa trasformazione del mondo del lavoro. Dobbiamo avere la capacità di gestirle. Non è che non siamo organizzati, anzi, devo dire che abbiamo annullato completamente i tempi morti. Però questa continua connessione
non credo sia la strada giusta. Cioè, dobbiamo iniziare a gestirla, a staccarci, perché ti dico, da come tutti, la maggior parte, essere costantemente connessi non va bene, non è salutare. Cioè, dobbiamo capire come gestire questa nuova realtà, questa trasformazione del lavoro. Mm-hmm. Certo, e la tua azienda come sta vivendo questa cosa? Voi cosa fate innanzitutto? Che tipo di azienda è? E se lavorate o non lavorate? La mia è un'azienda, una piccola media impresa italiana, ha 108 dipendenti, come accennavi tu in apertura, noi siamo nel settore del biomedicale, quindi siamo rimasti aperti, peraltro tieni conto che noi, alcuni dei nostri prodotti vanno nelle terapie intensive, quindi ci siamo trovati in un momento tragico ad avere maggiore richiesta da parte dei nostri clienti, una maggiore richiesta che facciamo difficoltà a soddisfare, perché le catene di fornitura si sono interrotte e quindi abbiamo dovuto chiedere permessi, deroghe ai prefetti per ripristinarle, anche perché i nostri prodotti sono soggetti a certificazione del Ministero, quindi laddove viene a mancare una componente non è che la puoi sostituire con un'altra semplicemente, perché deve essere tutta certificata. Quindi in questo momento non hai neanche la possibilità di fare nuove certificazioni perché tutto è bloccato. Abbiamo delle grosse difficoltà nella logistica e, non ultimo ma più importante, è che comunque tutte le persone che vengono a lavorare nelle nostre imprese, che sono quelle che sono aperte oggi, vengono con un grande impatto emotivo. Per loro non è facile venire a lavorare, devono lasciare a casa i figli, le famiglie, e quindi abbiamo concordato di ridurre gli orari di lavoro, quindi non lavoriamo più 5 giorni alla settimana ma solo 4, perché c'è necessità di recuperare dal punto di vista proprio mentale, emotivo. Ed è una grossa difficoltà, abbiamo dovuto riorganizzare tutti i nostri processi, entrare in camera bianca, prima si entrava per turni, negli spogliatoi dentro una persona alla volta. E quindi anche tutto quello che è la movimentazione della merce all'interno dell'azienda, del processo produttivo, è stato completamente rivoluzionato in un momento di grande difficoltà. Le persone che hanno avuto possibilità di lavorare in smart working, ovviamente abbiamo dato a loro la possibilità di lavorare da casa, negli uffici abbiamo inserito una persona sola per ufficio, quindi abbiamo veramente stravolto e riorganizzato in un momento molto difficoltoso tutta la nostra azienda. E le persone come hanno reagito a questa cosa? Guarda, abbiamo avuto la fortuna di avere delle persone che hanno capito l'importanza dei nostri prodotti, perché un nostro prodotto può salvare una vita in questo momento, e qui hanno capito la necessità che noi dovevamo restare aperti. È ovvio che tutti avremmo voluto chiudere e stare in casa, ma io ho parlato con loro, ci siamo confrontati, ci siamo guardati negli occhi, con grande difficoltà per me a chiedere ovviamente un loro sforzo, e loro nel capire che non potevano tirarsi indietro, perché era un impegno morale di tutti non far mancare un prodotto. Non è stato semplice, non è stato semplice, guarda. Però devo dire che abbiamo avuto una grande risposta. Noi siamo andati incontro, come ti dicevo, a diminuire, nonostante il mercato ci chiedesse in questo momento più produzione, col rischio di perdere clienti stranieri. Ti faccio un esempio: noi esportiamo molto nel mercato tedesco, il nostro cliente tedesco ci ha chiesto se noi eravamo in grado di rispettare quantità e tempi, cosa che non è possibile, ci ha chiesto di spedirli tutti il semivalorato perché i prodotti d'ora in poi li faranno in Germania, e questa è un'ulteriore difficoltà nella difficoltà. Però le persone all'interno dell'azienda hanno risposto bene, hanno avuto veramente un grande senso di civil servant in questo momento per la comunità. La situazione in Alto Lombardo, chiaramente essendo su Milano, quindi siete nell'occhio del ciclone con il discorso del Covid, dei morti, degli ospedali, e quindi questa situazione com'è, come la stai vivendo lì, come Alto Lombardo? È una situazione che all'inizio era stata presa un po' sotto gamba, poi si è capita dopo, oppure secondo te è partita bene? Come l'hai vista? Come l'hai vissuta? Guarda,
Io credo che è un discorso molto complesso e affrontato con molta onestà intellettuale, cioè nel senso che nessuna democrazia occidentale era preparata a gestire un'emergenza del genere. Vediamo tanti esempi, Francia, Spagna, Stati Uniti, Inghilterra, cioè nessuno era preparato per una cosa del genere e quindi sicuramente degli errori sono stati commessi. Oggi vedo che su questi errori c'è un grande speculazione politica, che è una cosa che mi fa molto male, cioè vedere una opposizione che sul MES ne fa una battaglia per un dividendo elettorale, dall'altra parte vedere pezzi della maggioranza che pensano di commissariare una regione solo per un fine politico. Ecco, non è questo quello che io vorrei vedere. Io vorrei vedere come tutti insieme, con una grande coesione nazionale, affrontiamo un momento che è drammatico per quello che è successo. Ci sono zone dove un'intera generazione è quasi mancata, che è l'esperienza, la memoria, la conoscenza, quindi è un passaggio molto delicato. E stiamo mettendo in forte crisi il futuro dei nostri figli, perché questa crisi sarà una crisi molto forte e molto dura. Tieni conto che dal 2008 al 2018, che era una crisi semplice, crisi finanziaria, noi non avevamo ancora recuperato, eravamo ancora indietro dopo 10 anni. Questa che è una crisi dell'economia reale, mondiale, ci vorrà veramente tanto tempo per recuperarla. E noi abbiamo un paese che aveva già arrivava da 2 anni di stagnazione, un paese con grandi problemi strutturali, quindi vedo poca attenzione su come dobbiamo tutti insieme affrontare il futuro. E questo mi dispiace molto. In Asso Lombarda ho avuto purtroppo la sfortuna, dico questo, di vedere tutti gli stati d'animo dei miei colleghi. Noi siamo 6.800 imprese in Asso Lombarda, la più grande componente territoriale del sistema Confindustria, e in queste settimane, in questo mese, ho ricevuto telefonate dei miei colleghi frustrati, delusi, preoccupati, con casi di persone che piangevano perché non riapriranno più l'azienda, e questo deve essere chiaro che non tutti ce la faranno. Ed è stato, vedere tutti questi stati d'animo è stato veramente duro, difficile affrontarlo, non te lo nascondo. È un momento molto complicato, molto duro, anche dal punto di vista umano, ma soprattutto dal punto di vista umano. Perché vedi, qui c'è, poi anch'io da imprenditore l'ho vissuto, c'è questa grande diatriba, teniamo aperto, teniamo chiuso. Per quanto tempo teniamo aperto? E poi io ho visto la mia zona qui a Parma, in effetti sono state le più grandi aziende di Parma, comunque sono state aperte, la Barilla, la Chiesi, perché lavorano in ambiti che chiaramente hanno bisogno anche di produrre molto di più per permetterci a tutti noi di mangiare. E questo discorso qui comunque non ha portato, almeno in Barilla non ci sono stati casi di contagi, neanche in Chiesi. E come mai invece da altre parti ci sono stati questi contagi? Ti sei fatto un'idea del perché non abbiamo usato subito i DPI che dovevamo usare, oppure è qualcosa che era nel sistemi sanitari? Ti sei fatto un'idea? Guarda, innanzitutto c'è un problema di come è stata posta la questione. Sono stati commessi degli errori, dei grandi errori, e la politica, per una speculazione, ha additato gli imprenditori come gli untori, e quindi il dibattito è stato gli imprenditori vogliono tenere aperto a danno della salute dei lavoratori. Io credo che bisogna avere onestà intellettuale quando si affrontano queste cose, quindi ricordarsi che il weekend prima dell'annuncio del Premier fatto alla sera, che peraltro poi ha permesso uno spostamento di persone all'interno del territorio nazionale non controllato, quel weekend lì, che era il 7 e l'8 di marzo, potete andare a riprendere, c'erano le code agli ski lift e nessuno ha avvisato,
a Montecampione, nella zona della Bergamasca, dove poi è successo questo grande focolaio, hanno fatto il 50% di sconto, e quel weekend lì c'erano code di persone in fila, e noi sapevamo già di cosa stava succedendo, perché il focolaio di Codogno era antecedente. Le partite di calcio, la partita dell'Atalanta ha avuto 45.000 persone, ai Naviglia Milano, tutto aperto. Allora bisognerebbe essere onesti e dire come sono state gestite le cose. Molto probabilmente anche le imprese 2 mesi fa non erano pronte. Oggi credo che siano in condizioni di poter riaprire tranquillamente, perché nelle imprese che sono rimaste aperte non abbiamo sostanzialmente poi registrato casi di Covid-19. Oggi è difficile pensare che sia più pericoloso andare a lavorare in impresa che non fare la commessa in supermercato. E quindi da questo punto di vista credo che ci sia necessità di tutti di avere toni molto pacati, di guardare come affrontare. Quello che noi abbiamo sempre chiesto e che non è mai stato raccontato veramente è che noi 2 mesi fa chiedevamo non di rimanere aperti, ma di studiare il metodo con cui rimanere aperti. Perché lo stare tutti chiusi in casa ha dimostrato che non è stato funzionale. Noi abbiamo paesi che hanno adottato sistemi completamente diversi, e che a parità quasi di popolazione hanno avuto 6-7 casi di morte. E quindi vuol dire che qualche errore nella gestione è stato commesso. Sicuramente, perché adesso chiaramente tutto il discorso è incentrato sulla fase 2, quando sarà questa fase 2 e come la gestiremo. Quindi qual è la tua visione su questa fase 2? Quando secondo te dovremmo ripartire e come ripartire? Perché la cosa più complessa sarà il come più che il quando, perché è lì che ci si gioca un po' tutto. E sono perfettamente d'accordo con te, cioè quello che noi continuavamo a dire era il metodo, non la data, perché la mia sensazione è che noi arriveremo al 4, che non saremo ancora pronti. E ti faccio un esempio: a Milano, la metropolitana milanese aveva 1,5 milioni di accessi prima della pandemia, oggi sono circa 70.000 gli accessi. Anche laddove noi riapriremo col distanziamento sociale, la metropolitana milanese non potrà trasportare più di 300.000 persone al giorno. Quindi vuol dire che noi stiamo pensando di riaprire creando delle code gigantesche di persone in mezzo alla strada. E non è pensabile che queste persone possano tutte essere, abbiano la possibilità di arrivare nei luoghi di lavoro con mezzi propri o anche con mezzi messi a disposizione dall'azienda. Quindi il metodo è importante, è fondamentale, e mi sembra che su questo non ci sia uno studio approfondito. Anche l'app, che è ovviamente il metodo di tracciamento, che potrebbe essere come la tecnologia viene incontro a questa necessità, nella realtà non è collegata alla banca dati del Servizio Sanitario Nazionale. E quindi è manca del dato più importante poi. Quindi credo che su questo, da una parte c'è necessità di arrivare a una riapertura del sistema economico, perché è fondamentale, dall'altra non siamo, dal mio punto di vista, ancora pronti sul metodo. Cioè noi abbiamo le imprese che adesso sono organizzate, hanno fatto protocolli con i sindacati, hanno verificato tutto ciò che devono essere riorganizzato in azienda, però è tutto il pezzo prima dell'azienda che non mi sembra non sia ancora pronto. E chi dovrebbe, secondo te, preparare questa cosa? Beh, guarda, adesso mi verrebbe da fare la battuta della Task Force. Siamo 6 mesi che siamo bloccati, abbiamo nominato una Task Force alla settimana. Abbiamo il Comitato Tecnico Scientifico, abbiamo il Supercommissario Arcuri, la Task Force della Protezione Civile, il comitato dei 74 scienziati, abbiamo la task force sulla riapertura di Colao, abbiamo la task force sulle donne, il rinascimento delle donne. Cioè credo che aver avuto la possibilità di mettere un imprenditore, magari parlare di impresa, poteva essere utile,
diciamo che a Milano normalmente si dice Ufelefa Someste, no? Quindi se vuoi metti anche un capo officina, sarebbe stato utile abbastanza, ecco. Eh certo, questo è, tra l'altro è stato un dibattito che abbiamo fatto in BBS, in questi 40 talks, che era proprio questo, cioè ma che senso ha avere così tante task force con così tanta gente, perché poi alla fine è dimostrato che una task force funziona quando hai massimo 6-7 persone, non di più, perché poi alla fine una delle cose che si evidenzia, insomma, che andrebbero decisioni veloci, comunicazioni chiare ed esecuzione precisa. Se tu prendi queste tre cose, in realtà non abbiamo fatto nessuna di queste tre cose. E adesso prendere in mano il timone della Confindustria in questo momento, cioè, onestamente veramente ti faccio tutti i miei auguri e non ti invidio, anche se sono solidale con te, perché poi faccio parte della categoria imprenditoriale che esprime poi Confindustria, e quindi tu sei l'espressione di tutti noi. Quindi quali sono le cose che tu hai imparato da questo grandioso problema che, come hai detto giustamente, nessuno di noi poteva pensare di gestire, perché poi nessuno si è dimostrato così bravo, perché poi se vediamo gli inglesi che sembravano i più forti del mondo con l'immunità di gregge, ci sono 18.000 morti anche loro, gli spagnoli con 20.000 morti, cioè siamo tutti nella stessa barca, cioè nella sottovalutazione o anche nella forse non comprensione di come gestirlo. Ma tu cosa hai imparato da questo discorso e che cosa pensi di poter portare guardando in avanti? Guarda, io credo che ho imparato la faziosità delle parti in causa, perché non si vuole affrontare con onestà intellettuale i problemi del paese, perché ti faccio l'esempio, si è voluto contrapporre il tema salute verso profitto, quando in realtà era completamente diverso l'approccio che dovevamo fare. Questo può essere utile a una parte della politica, può essere utile a una parte dei sindacati, credo che non sia questo l'approccio, perché noi ci troveremo con un autunno molto difficile, un autunno dove avremo dei problemi di reddito, dei problemi con persone che saranno senza lavoro e non saranno certo i navigator a risolvere la situazione, non sarà certo un reddito di cittadinanza o di emergenza che risolverà la situazione. Credo che noi dovremmo fare un'operazione, cioè di raccontare come sarà il paese realmente, i problemi che avrà il paese, e su questo impegnarci tutti. E anche qua ti faccio un semplice esempio: la cassa integrazione sì, può venire incontro, ma in realtà la cassa integrazione non permetterà di sostenere quel reddito che le persone avevano prima, e quindi ci sarà necessità di integrarlo. Io è da 3 settimane che sto dicendo al governo: guardate che voi dovete fare un'operazione dove tutti ci mettiamo qualcosa. Noi dobbiamo integrare come imprenditori la parte di stipendio che verrà a mancare, ma su quella parte non potete fare pagare a noi imprese e ai lavoratori tasse, perché non è così che funziona, cioè o tutti noi rinunciamo un pezzettino a favore della collettività, o sennò qua non andremo avanti e andremo di fronte a una grande frattura sociale. E io però non riesco a parlarne di questi argomenti, perché è molto più facile dire gli imprenditori sono brutti, cattivi, sono quelli che vogliono solo fare il profitto, il governo ha in mente solo un dividendo elettorale, ma il governo come politica in generale, più facile dire ha sbagliato quello, ha sbagliato quello là, criminalizziamo, il MES sì, il MES no, quando invece delle persone se ne occupano in pochi. E quindi credo che il nostro approccio dovrà essere completamente diverso. Un approccio di raccontare cos'è la verità del paese, quali problemi andremo incontro e come tutti insieme con grande coesione potremo cercare di superarli. È una grave crisi quella che arriverà in autunno, una crisi molto forte. E la gente non se ne vuole rendere conto, non se ne sta rendendo conto di che cosa andremo incontro. Certo, e questo diciamo che è uno dei punti su cui si discute di più,
perché ci sono anche visioni diverse da questa, no? Perché adesso ci sono anche aziende che stanno producendo molto di più del solito, no? Abbiamo avuto Guido Barilla che chiaramente ha detto al problema contrario. Però vedi, una cosa che secondo me, e adesso sto facendo un discorso difficile, che sto vedendo è che si stanno acuendo anche le divisioni, no, in questo momento, perché si cerca innanzitutto di dare la colpa uno all'altro, a quell'altro, il governo non aveva fatto, gli imprenditori avevano guardato al profitto, i lavoratori non avevano lavorato, cioè ciascuno è colpevole in un qualche modo. E se andiamo a cercare tutte le colpe, alla fine ci troveremo tutti senza niente, perché nessuno vorrà più prendersi la responsabilità di fare qualcosa. Mentre invece oggi abbiamo bisogno di affrontare i problemi e, come hai detto giustamente, e lo sottoscrivo, dobbiamo avere il coraggio di dire la verità. Cioè, a me fanno ridere quando dicono noi dobbiamo andare in Europa a picchiare i pugni, ma noi contiamo meno di zero. Cioè, se noi chiudiamo, chiudete pure, chi se ne frega. E saremo pezzenti ancora più di prima. Cioè, no, non abbiamo la forza di raccontare la verità a tutti noi. E quindi, secondo me, è anche un'operazione che, anche a costo di trovarcela, diciamo, contro questa cosa, perché è una cosa che succede questa, no? Perché quando racconti la verità, se diventi di colpo antipatico. Però imparare a ragionare sui dati, a ragionare sui numeri. E come hai detto giustamente, io vorrei cercare di capire il perché alcuni paesi hanno avuto 6 morti, hanno continuato a lavorare. Ci sarà un perché, non è che è capitato così per caso. E quindi provare anche con un bagno di umiltà, provare a capire che cosa potremmo fare, che cosa potremmo imparare da queste situazioni. È chiaro che se vai a vedere questi paesi, sono Taiwan, Singapore, dove la libertà individuale è molto molto limitata in questo frangente qua, no? Dove ti controllano dove vai, cosa fai. E noi stiamo dibattendo se possiamo dare la libertà a fronte di salute, se la salute è in contrapposizione col profitto. E secondo me è un ragionamento sbagliato dire che o c'è la salute o c'è il profitto. Perché il profitto alla fine è solo un modo per dimostrare che tu sai fare delle cose, ma questo profitto finisce nelle mani di tutti noi. E come hai detto giustamente, e anche qui concordo molto, il fatto di, e lo vivo io come impresa, se ci saranno delle persone in cassa integrazione nella mia azienda e io come azienda metterò dei soldi, voglio mettere dei soldi come integrazione a questa cassa integrazione, per poterli portare a un flusso finanziario che almeno gli tolga la preoccupazione economica, essere anche tassato per pagare con quello, io ho detto proprio ai nostri dipendenti così, fino a che avremo 1 euro di profitto e di liquidità, lo daremo alla risorsa più preziosa che abbiamo, che sono le nostre persone. Io molto spesso ho fatto anche questa considerazione, cioè noi chiamiamo le persone dipendenti, ma è una parola sbagliatissima, perché in effetti io dico sono io che dipendo dalle persone. Senza le persone io non potrei neanche accendere la galleria del vento o il simulatore, non sono capace. Sono collaboratori, persone che insieme a noi, e vedo che da me è venuto fuori nella nostra azienda una comunità ancora più solida. Perché siamo proprio solidali tra di noi, dove cerchiamo di aiutarci e siamo tutti sulla stessa barca. Ecco, il provare a costruire questa modalità, che però parte da un punto, che è la verità, la consapevolezza, il provare a ragionare su fatti e non su ideologie o su lavoratore sfruttato, l'imprenditore fa i soldi o viceversa, perché non andremo da nessuna parte. Ecco, come pensi di poter portare questa cosa? So che è una cosa rischiosa e tra l'altro tu ti sei trovato da subito ad affrontare questa cosa, perché è bastato essere il presidente designato, sei diventato subito il bersaglio. Però dovrai fare questo sforzo di
portarci tutti ad avere consapevolezza della situazione, perché oggi secondo me non c'è. Cosa ne pensi di questo concetto? Ora, purtroppo devo dire che la comunicazione negli ultimi anni ha portato a mettere in luce le differenze piuttosto che le cose che ci uniscono, e soprattutto ha portato il paese a essere, che per essere qualcuno devi essere contro qualcosa. Io credo che invece noi, proprio sulla trasparenza e sulla verità, è molto più comodo dire le cose che sono più facili, e io penso invece che questo paese deve tornare a dire le cose giuste, quelle che servono al paese, alle persone. Confindustria negli anni ha fatto anche lei i suoi errori, perché il 4 marzo del 2018, quando è arrivato quel voto, ha disegnato che un ceto dirigente aveva fallito, e in quel pezzo di ceto dirigente c'era anche Confindustria. Non è che noi ci chiamiamo fuori dagli errori di questo paese, li fanno solo gli altri. Oggi però non abbiamo più il tempo di stare a stare uno contro l'altro. Oggi è il tempo di dire, sulla base dei dati oggettivi, cosa serve al paese e cosa va fatto. Io sono una generazione che ho ricevuto un cerino da quella precedente, un cerino che si sta spegnendo sempre di più, e ho un bivio davanti a me: o lo consegnerò ancora più piccolo a chi viene dopo di me, o cercherò di spegnerlo quel cerino. Per spegnerlo bisogna rinunciare, ed è difficile per molti rinunciare, non è così semplice, perché quando tu dici una generazione che deve diminuire la sua capacità di reddito, deve ridistribuire il reddito, deve iniziare a coniugare economia con ecologia, che la sostenibilità ambientale però non è fine a se stessa, passa per la sostenibilità economica, e quindi bisogna accettare anche certi concetti. Non sarà semplice, non sarà facile, ma credo che qualcuno lo debba fare. Noi dobbiamo iniziare a dire le cose che servono al paese, non quelle che sono facili e comode. Credo che questo sia il compito delle persone che vogliono ricostruire un'Italia, e dico ricostruire perché questa pandemia, come tutti hanno detto, ci consegnerà un'economia di guerra. E io mi ricordo i discorsi del mio papà, che la guerra l'ha fatta ed è uscito da quella guerra, e ha detto: noi abbiamo ricostruito grande un paese perché avevamo un sogno, il sogno di dare qualcosa di meglio ai nostri figli, di lasciare qualcosa di importante, non quello che avevamo vissuto noi. Ecco, io credo che noi dobbiamo tornare a far sognare l'Italia, e invece l'Italia non è più così, non è un'Italia che sogna, è un'Italia astiosa, un'Italia dell'uno contro l'altro, un'Italia della salute contro il profitto, ma non è quello. Non è quello. Poi fa comodo raccontarlo a qualcuno, ma noi non stiamo dicendo questo. È come coniughiamo invece le due cose, perché non è che noi salvaguardiamo gli italiani chiudendo le imprese, è come mettiamo in sicurezza le imprese per salvaguardare gli italiani. Allora lo sprono è: cosa possiamo fare, cosa dobbiamo fare per stare in sicurezza tutti? Perché poi il tema non è solo le imprese, è tutto quello che ci sta fuori. E quindi io credo che sarà un grande momento in cui vedremo se il nostro paese avrà le capacità per ricostruirsi da un'economia di guerra e uscire da quel paese che ha dato poi il sogno a tutti, gli ascensori sociali, la possibilità di aumentare il reddito. Sembrano cose che tutti noi diamo scontate, ma comprare la prima macchina, famiglie che compravano la prima macchina, era un simbolo del fatto che iniziava a crescere la loro capacità di reddito, di far studiare i nostri figli, di regalargli un mondo migliore anche dal punto di vista della sostenibilità. E non sarà semplice, non sarà facile, perché le forze che preferiscono la divisione sono forti, le forze che su questo creano il loro consenso non lo accetteranno, ma noi dobbiamo fare un grande lavoro per il paese. Fare quello che serve al paese, un civil servant importante. Eh sì, e questa parola civil servant in effetti è un po' sparita dal quadro, insomma, perché alla fine tutte le persone che appaiono da questo punto di vista oggi sono persone che sono nella logica, diciamo così, ti danno l'impressione di
fare qualcosa per avere un proprio tornaconto, un interesse proprio. E l'altro giorno discutevamo proprio con il generale Cucchi dei leader che sono usciti in questo disastro, e il più alto di tutti, al di là che uno ci creda o meno, è stato Papa Francesco, no? Quando claudicante, anziano, sotto la pioggia, da solo, ha affrontato questa piazza vuota. E ti ha dato proprio il senso di farsi carico di un problema che abbiamo tutti noi. Il secondo è stato Mattarella, che con 4-5 minuti di discorsi ti ha dato l'idea di che cosa potrebbe essere una politica alta. Poi la regina Elisabetta, anche lei in quei 4 minuti ti ha dato l'idea di rappresentare un po' tutti i problemi che abbiamo tutti. Ed è chiaro che io adesso sto vedendo un po' i commenti, e ci sono sicuramente dentro, adesso ci stavo guardando, persone che stanno facendo gli agitatori, no? Stanno mettendo dentro una serie di commenti per dividere e rompere quello che potrebbe essere una costruzione. E i leader che nascono da questo tipo di frangente sono leader che, come hai detto giustamente, sono al servizio della nazione, sono al servizio di noi, di tutti noi. Ed io mi sento in dovere di ringraziarti che hai voglia di prenderti questa responsabilità, perché veramente è una cosa non facile, dove ti troverai veramente delle persone cattive, come sto vedendo alcuni commenti qua, perché sono veramente cattivi. E poter smontare questa cosa è una cosa non facile, perché poi alla fine dovremmo riuscire a coalizzare dei leader politici, dei leader istituzionali che rappresentano le istituzioni, che rappresentano il modo di essere civil servant, come hai detto tu prima, ma anche tutto quello che è il terzo settore, gli anziani, perché noi in questa logica di sistemi super efficienti, e questo ce lo sta mettendo in luce il Covid, di sistemi super efficienti, cosa abbiamo fatto? Abbiamo tagliato le code. Scusa un attimo che c'è il team che mi sta chiamando, sentiamo. Pronto? Ha sbagliato a telefonare. No, dicevo, questo sistema di riuscire a coagulare intorno a un'idea di paese è secondo me una cosa importante. Come puoi pensare di riuscire a coagulare la politica, i sindacati e il terzo settore? Quali sono le prime cose che tu vorresti portare avanti? Perché è veramente un momento difficile. Guarda Andrea, io ho alcune riflessioni sul tema, nel senso che l'idea che mi ha sempre mosso è stata quella del non veramente del motto cosa può fare il tuo paese per te, ma cosa tu puoi fare per il tuo paese. E questo è il momento in cui noi tutti ci dobbiamo chiedere cosa possiamo fare per il nostro paese. Forse è mancata la scintilla, cioè quelle persone che per prime si sono prese carico di questo. È ovvio che, come dicevi tu, è difficile, no? Quando tu ti metti in gioco e c'è una serie di persone che vogliono solo dividerti, solo darti contro, solo generalizzare. Tu facevi riferimento a Papa Francesco, poco tempo fa diceva: attenzione, dividete gli imprenditori dagli speculatori. E Papa ha dato una bella indicazione, perché non è che ha detto sono tutti speculatori. Quindi sta a noi far capire chi vuole avvelenare i pozzi e chi invece vuole costruire un grande paese. E la costruzione del grande paese passa da tutti noi, dai piccoli mattoncini che ognuno di noi può mettere. E questa è l'immagine, mi sento molto carpentiere, molto muratore. Io ci voglio mettere il primo dei mattoncini e spero che tante persone con me lo vogliano mettere. Io sono convinto che c'è un grande paese, perché sennò non saremmo ancora qua, cioè con tutte le difficoltà, i problemi, tutto quello che ci accade,
diciamo, una politica che non è che in questi anni ha brillato, eppure siamo un grande paese. Siamo un grande paese perché poi le nostre imprese nel mondo funzionano, vanno bene, sono invidiate, in tutto il mondo vogliono Made in Italy, quindi abbiamo le capacità. Forse ce le raccontiamo male noi. È famosa una recente indagine dove la peggiore immagine dell'Italia è data dagli italiani, non all'estero. Io credo che noi abbiamo veramente le capacità per fare un grande paese, ne sono convintissimo. Abbiamo bisogno di crederci e qualcuno che per primo costruisca quel muro, quel grande muro, e io ci proverò e sono convinto di trovare altre persone. Dobbiamo raccontare un paese diverso, dobbiamo raccontare la vera Italia. La vera Italia che è quella che io ho vissuto e te lo raccontavo prima nella mia impresa, perché non c'è stato il discorso salute-profitto, non è quello che ci siamo raccontati le persone che con me vivono l'azienda, perché anche la narrazione che l'imprenditore è a casa, bello, in villa, al mare, no, noi viviamo tutti i giorni nelle nostre imprese, a fianco ai nostri collaboratori, noi conosciamo le famiglie, conosciamo i loro problemi, i loro come poter supportare, stiamo facendo veramente di tutto, cioè è nata anche una classe imprenditoriale diversa, che ha molta attenzione, e quindi io non ci voglio stare al gioco di chi vuole dividere, io non voglio stare al gioco di chi vuole solo distruggere, io voglio trovare le persone che con me vogliono costruire. È più difficile costruire, lo so, è più difficile, ma ce la facciamo, noi rifacciamo grande questo paese. Certo, cioè che chi dice appunto che quando ci sono le tempeste, il vento, c'è chi costruisce muri e chi invece costruisce mulini a vento, cioè che riesce a sfruttare questa energia, e noi abbiamo questa crisi che dovremmo essere capaci di utilizzare per coalizzarci e metterci insieme, e queste divisioni secondo me ci fanno molto male. Adesso comunque c'ho il Dean che è qui che mi sta ascoltando, provo a fare un collegamento che non è previsto da Instagram, comunque lo metto in viva voce e vediamo se puoi parlare. Buonasera a tutti, buonasera dottor Bonomi e buonasera Andrea, devo dire che questo è un po' il programma. Si sente? Non so se si sente. Sì. Sì. Vai. Posso proseguire. Niente, volevo soltanto cogliere l'occasione, non ci conosciamo, sono Massimo Bergami, sono un professore dell'Università di Bologna e sono il Dean di Bologna Business School che con spirito imprenditoriale insieme ad altri colleghi accademici, ma non solo, Andrea è uno tra i non accademici che ci ha aiutato, abbiamo costruito da zero questa business school, quindi con una logica un po' imprenditoriale. E volevo molto ringraziarla, ho apprezzato molto il suo contributo, lo spirito, le cose che ha detto. Mi scuso anche un po' perché sono stato evidentemente un po' imbarazzato da alcune cose che sono successe in diretta questa sera, la prima volta. Noi potevamo scegliere di fare questi dibattiti in maniera privata, riservata soltanto agli studenti e agli alunni della scuola, che hanno evidentemente un atteggiamento a volte critico, fortemente critico, però diciamo costruttivamente critico. Abbiamo deciso di aprire questi dibattiti con la logica di fare un servizio a tutti, soprattutto a coloro che in questi giorni sono a casa e che quindi magari possono trovare da dei confronti un po' più approfonditi un qualche elemento di interesse. Quindi niente, volevo semplicemente un segno da parte della scuola e un grande ringraziamento, forte in bocca al lupo, perché le auguro di riuscire a mantenere nel corso dei mesi lo spirito con cui si accinge a iniziare, e poi spero di poterlo ospitare presto a Bologna Business School. E scusate, è veramente questa telefonata inconsueta, però mi sembrava opportuno questa sera. Grazie Max. Ecco, questo qui è anche la dimostrazione di riuscire a fare delle cose che non sono previste dai sistemi tecnologici, no? Noi italiani abbiamo sempre questa modalità qua. Ed è una cosa secondo me
importante anche il fatto della Bologna Business School, che noi siamo appunto una business school, come c'è la Bocconi a Milano, come c'è la LUISS a Roma, il MIP, quindi università che si mettono a disposizione per la formazione degli imprenditori, perché noi molto spesso parliamo sempre della costruzione delle competenze delle persone, che giustamente sono le tessere di questi mosaici che stiamo mettendo in piedi, ma anche il fatto di preparare gli imprenditori a gestire queste competenze, le competenze del futuro. E noi come Bologna Business School l'abbiamo fatto in un modo, secondo me, molto bello, perché abbiamo messo insieme imprenditori, come il sottoscritto, accademici e anche le istituzioni, perché abbiamo molto spesso anche della politica che entra dentro al dibattito, e per nostra definizione siamo aperti, cerchiamo di prendere tutti e provare a costruire. Ecco, vorrei un tuo commento sulla logica delle business school, che forse le abbiamo sempre tenute un po' da parte come Italia, pensando che l'imprenditore so tutto io, e invece secondo me c'è bisogno di tanta formazione, perché gestire questi cambiamenti, gestire le tecnologie, gestire le competenze che cambieranno. Io ieri ho usato questo esempio che è molto, secondo me, efficace. Noi fino adesso, in nome dell'efficienza, abbiamo costruito tutti dei puzzle, no, di competenze che si incastravano perfettamente con la competenza dell'altro, per costruire la fotografia dell'azienda, che è il modello di business dell'azienda. Ecco, oggi ci accorgiamo che ci servono queste competenze, ma per fare una fotografia diversa. E allora forse dobbiamo fare delle tessere di un mosaico, dove sono sempre competenze, ma sono tutte quadrate. E a sto punto sta all'imprenditore costruire con quelle tessere, con quelle competenze, dei nuovi modelli di business. E quindi secondo me è lì che l'università, la Bologna Business School, come la Bocconi, come la LUISS, possono essere un bellissimo trampolino per costruire gli imprenditori del futuro. Cosa ne pensi su questa logica qua? Guarda, innanzitutto ringrazio il Dean per le parole che ha espresso, ma io credo che a un certo punto è anche giusto che ci sia chi si esprime in certe maniere, diversa dalle nostre, perché serve poi a dimostrare le differenze. E quindi delle persone che vogliono costruire, è giusto che si rendano conto di chi vuole un certo tipo di Italia e chi invece vuole costruire un'Italia del futuro per i propri figli. Detto ciò, il mondo si trasformerà in maniera importante dopo questa pandemia. Già era in corso una trasformazione fisiologica, una trasformazione molto approfondita, dato dalle nuove tecnologie. Questa pandemia la aumenterà in maniera molto, cioè significherà una trasformazione molto importante. I giovani è un tema che io mi sono sempre posto fin da quando sono diventato presidente della Lombarda, e sarà uno dei filoni anche del tema della Confindustria che ho in testa io. Io l'ho chiamata filiera futuro. Parliamo di tante filiere, ma c'è la filiera futuro che tiene dentro tutto, che sono i giovani, le donne, la sostenibilità ambientale, la sostenibilità sociale, la sostenibilità economica. I giovani sono il nostro futuro, guarda. E noi dobbiamo investire tanto su di loro. Purtroppo questo paese ad oggi non ha la capacità di rispondere a tutti i loro sogni, alle loro esigenze, alle loro necessità. E quindi anche qua, se vogliamo guardare i dati, no, e fare quell'operazione di verità, di trasparenza che diciamo sempre, noi purtroppo non riusciremo ad accontentare tutti. Oggi non siamo in grado. E questo non vuol dire che tutti dovranno andare all'estero, saranno costretti ad andare all'estero, ma molte volte andare all'estero è una scelta. E anche nei giovani credo che ridurli al fatto che vanno all'estero perché non hanno chance in Italia non è poi la realtà. Dov'è che questo paese manca, secondo me? Manca perché non ha costruito una vera politica dell'università, delle business school, perché non era nella nostra tradizione, non era nella nostra formazione, come invece avevano molti paesi anglosassoni. Oggi ci stiamo rendendo conto di come siamo indietro, non parliamo degli istituti tecnici, professionalizzanti, cioè siamo veramente carenti, anche se
quelle che abbiamo poi sono delle eccellenze, come sempre l'Italia è così, no? Carente intanto, ma quello che ha poi è un'eccellenza. Quello che non fa l'Italia è tenere legati in maniera neurale i propri giovani. Cioè, io credo che chi va all'estero, imprenditori, giovani, lavoratori, noi lo vediamo, Andrea, quando andiamo, viaggiamo per lavoro e tutto, sono le persone che amano di più l'Italia. È una cosa pazzesca. La comunità italiana all'estero è quella che ama di più il proprio paese. Solo che si sente abbandonata, perché ci si ricorda di loro solo quando ci sono le elezioni, quando gli mandano la cartolina elettorale degli italiani all'estero. E invece sono un grande patrimonio, sono i nostri migliori ambasciatori. Potrebbero essere i nostri migliori rappresentanti di impresa, del lifestyle italiano, del modo di vivere. Allora potremmo dare tante opportunità ai giovani, ancorché non in Italia. E ti faccio un esempio sul mondo universitario. Noi abbiamo circa 3.000 scienziati tra Stati Uniti e Canada, che lavorano nelle migliori università, hanno a disposizione i migliori laboratori. Si autotassano per rimanere in una comunità che si chiama ISNAF, e sarebbero a disposizione delle imprese italiane, delle piccole e medie imprese che non hanno capacità magari di accedere ai grandi laboratori, hanno problemi di barriera di lingua. Sono abbandonati a se stessi questi scienziati. Gli omologhi tedeschi vengono pagati dal governo tedesco per essere comunità a disposizione delle imprese del proprio paese. Allora noi dobbiamo cambiare l'infrastruttura del paese. Le business school sono una grande opportunità. Quelle poche che abbiamo, vediamo che stanno scalando i ranking mondiali. Le accennavi tu, la Business School di Bologna, la Bocconi, ne abbiamo tantissime che stanno scalando, che potrebbero essere anche quella parte di creazione della nuova tecnocrazia della pubblica amministrazione. Noi abbiamo una grande carenza nella pubblica amministrazione di persone competenti, di persone che conoscono il mondo del futuro. Il mondo del lavoro si sta trasformando, le tecnologie ci stanno cambiando il paese, stanno spostando gli equilibri mondiali, e però nella nostra pubblica amministrazione non ci si rende conto di questo, non si hanno le competenze, vuoi perché c'è il blocco del turnover, vuoi perché i concorsi pubblici hanno dinamiche diverse. Ecco, io credo che le nostre università hanno tanto da dare, però bisogna pensare che le riforme che vengono fatte nel mondo della scuola non devono essere rivolte a chi ci lavora, ma a chi le frequenta. E questo non è mai stato l'obiettivo delle riforme del mondo della scuola. Gran bel punto. Adesso purtroppo dobbiamo chiudere, perché Instagram ci chiude dopo un'ora e ormai ci mancano ancora 4 minuti. E volevo solo rimarcare un punto che ci tengo a dire. Uno, l'ha già detto Max e lo ripeto io, ti ringrazio per prendersi questa responsabilità. Questa sera abbiamo ricevuto un attacco degli haters che chiaramente hanno sparato a zero, e te ne troverai purtroppo tanti, quindi già sei abituato, perché in Asso Lombarda mi raccontavi che non è così semplice la vita. E io devo dire grazie a persone come te che si prendono in carico questo carico per tutti noi, e quindi si danno un pezzo anche della propria vita personale per far questo, perché so quanto è pesante quel lavoro. Guarda, come saranno i tuoi primi giorni? Se posso, questo è un inciso molto importante, perché molti pensano che fare il presidente in Asso Lombarda, in Confindustria, siano delle cariche che ti portano tanto. Guardate che veramente civil servant. Nel sistema Confindustria nessun presidente è retribuito. Nessuno. Siamo l'unica organizzazione dove i presidenti non sono retribuiti. Noi rinunciamo al tempo da dedicare alle nostre imprese, che se mettessimo lo stesso tempo nelle nostre imprese sicuramente le faremmo crescere più velocemente, e soprattutto rinunciamo a una parte delle gioie della famiglia per dedicare qualcosa agli altri, per quel famoso give back che è molto sentito nei paesi anglosassoni, ma che non è nella nostra cultura. Io mi considero una persona fortunata, perché ho avuto la possibilità di fare il lavoro più difficile ma più bello del mondo, che era sempre stato il mio sogno.
credo che come me lo possano fare tanti, perché non sono un imprenditore di prima generazione, mi sono fatto da solo. Ho creduto, avevo un sogno e mi ci sono impegnato. Oggi sto restituendo parte del mio tempo ai miei colleghi, sottraendolo alla mia famiglia, che molte volte non è così contenta, però tutti noi in questo momento dobbiamo dare give back al nostro paese, tutti, a tutti i livelli. Ed è una cosa importante, dobbiamo farcene carico tutti. O usciamo tutti insieme con grande coesione, o io vedo dei momenti molto difficili per tutti noi. Certo, quindi chiudiamo qua e ti ringrazio ancora Carlo per la tua disponibilità per questa sera e in particolare per il tuo nuovo lavoro. Grazie. Sappi che sei un rappresentante, secondo me, molto degno di fare questo tipo di lavoro, hai le idee molto chiare e hai un lavoro non facile che è quello di fare quella condivisione di cui abbiamo parlato prima e condividere con chi non vuole ascoltare è veramente tosta, ma sono sicuro che ce la farai perché il momento ci aiuterà, perché fra un po' cominceremo ad avere tutti paura e la paura è il primo step per avere il coraggio. Grazie a tutti e arrivederci. Grazie a tutti, buonasera.